la affrontiamo con una buona consapevolezza che stiamo vivendo un buon momento, ma non l'affronterei come va. È una competizione e dobbiamo fare il massimo per cercare di vincere la partita. È anche curioso per noi capire a che punto siamo rispetto alla squadra più forte del campionato, capire a che livello competitivo siamo rispetto a loro, una squadra eccezionale sotto ogni punto di vista. E quindi siamo molto carichi, aspettiamo con grande entusiasmo questa partita. Ci stiamo preparando, abbiamo avuto poco tempo, ma hanno avuto anche poco tempo loro per prepararla, quindi non è una cosa normale, però ci stiamo preparando, sappiamo i loro punti di forza, sappiamo che sono tanti, sappiamo i loro punti deboli, che sono pochi, e niente, aspettiamo domani. In questi casi un allenatore che tipo di riflessioni fa dopo una bella vittoria come quella di Catania? Non tocco niente perché siamo andati bene, molto bene così a livello di formazione parte. Ma a livello di formazione, allora sì, in generale sì, ma per questa partita è la seconda in 2 giorni, vediamo se dobbiamo cambiare qualcuno, adesso non lo so, vediamo le condizioni fisiche come saranno, oggi abbiamo la rifinitura, oggi pomeriggio, vediamo quali saranno le indicazioni, cercherò di toccare il meno possibile, quello sì, perché comunque è una squadra che sta dando garanzie e poi vediamo nei limiti del possibile. Ti volevo chiedere se la cattiveria è una cosa che si può allenare quando arrivi, insomma, vicino alla porta e devi cercare di concretizzare di più, oppure è una cosa che hai o non hai, quindi non si può fare, si può fare praticamente poco. Noi abbiamo attaccanti, secondo me, formidabili perché nell'applicazione, nella fase difensiva, nel pressing che fanno e nell'atteggiamento che hanno, perché la grande fase difensiva parte da loro, se la difesa lavora bene, perché gli attaccanti, sia in fase di pressing, ma soprattutto in fase di contropressing, si danno l'anima e quindi sono giocatori straordinari da questo punto di vista. Però stiamo dimostrando che dal punto di vista realizzativo non abbiamo i piedi per competere a quel livello. Credo fortemente dentro di me che i nostri giocatori abbiano quel fuoco. E io come allenatore devo riuscire a capire la chiave e a tirarglielo fuori. Ti faccio una domanda un po' cattiva. Ti sei dato una deadline per dare una risposta sull'eventuale prolungamento del tuo contratto? No, no, io ribadisco che come ho detto un po' di tempo fa, il presidente mi ha chiamato per parlare di futuro, però riprendo le parole che ha detto il presidente, certezza che sta vivendo un po' il calcio italiano, non è solo il calcio a Teramo, ma un po' un discorso in generale. E quindi in questo clima di incertezza è anche difficile parlare e capire un po' di più di quello che non sia il presente, che è la cosa più importante per noi. Che è lo sforzo che dobbiamo produrre noi come gruppo squadra per riuscire ad ambire alla miglior posizione di classifica possibile e valorizzare i nostri giovani. Quindi è quella la cosa più importante per noi in questo momento.